Da quello che si sta, dopo tutte queste manifestazioni che si stanno verificando sul territorio regionale, sul territorio nazionale, la comunità europea sta valutando e trattando, quello che è stato già scritto e pianificato in precedenza. E si stanno rendendo conto che l'agricoltura di questo passo non farà ulteriori passi avanti, ma farà passi indietro. Prova ne è che chiudono. C'è la chiusura delle aziende in maniera molto repentina. Quindi o si cerca una soluzione non solo per la riduzione dell'utilizzo, diciamo, dei pesticidi o dei fertilizzanti, ma anche contribuire, incentivare la produzione a discapito di quello che è stato fatto finora con l'importazione di materie prime senza alcun controllo, danneggiando sia i consumatori e principalmente chi è direttamente coinvolto nella produzione. Giuseppe Daddi, voi cosa chiedete? Noi stiamo chiedendo principalmente alle istituzioni regionali, nazionali ed europee di non paragonarci alle multinazionali. Noi siamo piccoli agricoltori e vogliamo continuare a fare quello che da generazioni i nostri antenati, i nostri padri e noi vogliamo fare per continuare questa discendenza. Cosa lamentate voi? E allora noi lamentiamo la concorrenza sleale che c'è nell'ambito, diciamo, di un'importazione selvaggia, che è la principale causa che danneggia un po' tutto quello che è il nostro comparto. Non ha niente a che vedere, noi parliamo di prodotti comunque coltivati e poi stoccati e moliti con contaminante zero, invece noi abbiamo un ingresso di un prodotto comunque che lo dobbiamo dare per buono e in automatico invece non è così. Perciò i controlli prima di tutto, tracciabilità prima di tutto e ricerca di sostanze nocive nei prodotti finali con un'etichettatura fatta in maniera chiara e lampante. Una presa in giro, perché questi pesticidi nel reparto quadrato della zootecnia e quanto riguarda i cereali, della pesticidi, a noi non ce ne frega niente, noi vogliamo solo una cosa, l'Europa chiediamo, di farci lavorare in santa pace, non ci fanno lavorare completamente. Noi vogliamo produrre, non vogliamo completamente nessuna elemosina, vogliamo essere pagati di quello che facciamo e naturalmente con il prezzo giusto e non vogliamo nessuna elemosina, non vogliamo ricatti da parte dell'Europa. In poche parole, le bruciature delle stoppie, che non le possiamo dare fuoco perché noi inquiniamo. Noi con le stoppie non possiamo seminare. Questa è una cosa assurda, questo è un abuso, ma le stoppie è una cosa fondamentale. Tutto si fa dei multinazionali che dobbiamo buttare quando abbiamo dei fungicidi per le malattie che restano nella terra. Noi questo non lo vogliamo fare, vogliamo un'agricoltura pulita, sistemata, senza completamente, senza nessun vincolo. Questo vogliamo.